Sì, un accesso agli atti che ha confermato quello che temevamo. C'è un deficit nei primi 9 mesi del 2021 che supera i 100 milioni e che si potrebbe attestare a conclusione del 2021 intorno ai 130 milioni di euro. È un fatto molto grave, soprattutto perché non solo questi dati continuano ad esserci nascosti, ma dopo il nostro accesso agli atti c'è stata l'ulteriore conferma dell'assessore alla sanità, che giustifica questo disavanzo con le spese Covid, ma non dice che questa è in proporzione al fondo trasferito la richiesta più alta che una regione fa al governo nazionale, cioè come a dire noi sforiamo più di tutti nel resto del paese. Ecco perché in realtà c'è un tema deficit sanità Abruzzo ed è un tema grave perché dopo 10 anni di sacrifici con razionalizzazioni che abbiamo pagato come comunità degli abruzzesi per uscire dal commissariamento rischiamo di tornarci. E questo avviene soprattutto perché non c'è programmazione, non c'è governance. In 2 anni e mezzo di governo Marsiglio nessun atto della programmazione è stato approvato a partire dal piano operativo per arrivare alla rete ospedaliera. Sono fermi gli investimenti, non conosciamo il piano degli interventi per e con le risorse del PNRR Salute, il tutto sostanzialmente con un cavallo a briglia sciolta, cioè senza governance, senza indirizzo, senza programmazione, che rischia di farci tornare indietro, un tuffo nel passato, quando abbiamo appunto sostenuto tanti sacrifici per essere finalmente di nuovo liberi di governare la nostra sanità.